Ragazzi, sono il piccolo Ruby e oggi voglio parlarvi di Daniel Pennac, o Daniel Pennac. Come saprete, io avevo fatto un video dove vi ho mostrato tutti gli autori che avrei affrontato nel 2016 e tra questi non era compreso anche Pennac perché l'ho scoperto recentemente. È un autore che mi piace, è un autore che va letto, è un autore sopra le righe, è un autore grottesco, è un autore che fa riflettere ed è un autore che secondo me andrebbe studiato a scuola. Senza nulla togliere a Leopardi, Foscolo, Pirandello, D'Annunzio e quanti ce n'è, per l'amor di Dio. Però penso che la scuola si dovrebbe anche concentrare su questi autori moderni, perché secondo me hanno tanto da dire. Come per esempio Lani Mirovski, come Primo Levi, come appunto Pennac, come Philip Roth e quant'altro, anche se di Philip Roth al momento non ho letto nulla. Però è giusto comunque studiare i grandi della letteratura italiana e della letteratura mondiale, però secondo me è anche giusto studiare gli autori contemporanei e tra questi ci aggiungerei anche Umberto Eco. Daniel Pennac è veramente geniale perché tratta il tema della scuola, è un tema che lui affronta in maniera molto, come dire, molto leggera e dà dei messaggi molto importanti. Il primo romanzo che vi voglio recensire oggi è Signori Bambini. Ed è un romanzo veramente surreale, ed è un romanzo che fa ridere, ed è un romanzo che fa riflettere. Di che cosa parla? Siamo in una scuola, in una classe. Voi sapete che in classe, insomma, dopo un po', dopo 5 ore che il prof ti sta a spiegare, che ne so, la fisica, chimica o matematica, uno comincia a fare un disegno, poi glielo passa al compagno, oppure si lanciano i bigliettini, eccetera. Ed è un po' quello che succede. Il professore sta spiegando, professore integerrimo, vecchio stile, tutto d'un pezzo. Il professore sta spiegando e questi suoi alunni incominciano a fare dei disegni. Vengono automaticamente beccati e il professore sta cercando un colpevole. I ragazzi si autocolpevolizzano e il professore, siccome non riesce a trovare il colpevole, decide di punire tutti e quattro. Come li punisce? Assegnandogli un tema. Il tema è il seguente: che cosa succede se domani mattina tu ti svegli adulto e il tuo genitore si sveglia bambino? Come affronti questa situazione? I ragazzi rimangono un po' spaesati perché stiamo parlando di ragazzini comunque della quarta, terza, quarta elementare, insomma, sono veramente dei bambini. Sfiga vuole che questo da fantasia diventa realtà, ovvero questo non diventa solo un tema da svolgere, ma diventa proprio una cosa reale. I bambini si svegliano adulti e gli adulti, i loro genitori, si svegliano bambini, e tra questi è compreso anche il professore integerrimo e tutto d'un pezzo. Come affrontano questa situazione i bambini? Come, insomma, è difficile fare l'adulto? È difficile entrare nel mondo degli adulti, nel mondo delle responsabilità. Come è più facile che un adulto, cioè che un bambino, gestisca una situazione da adulto piuttosto che un adulto una situazione da bambino? Punto di domanda. Tra questo, ovviamente, poi c'è uno dei protagonisti che perderà che non ha più il genitore. E sarà proprio questo fantasma del genitore a narrarci tutta questa storia, forse a metterci anche lo zampino in questa situazione. Il romanzo fa molto riflettere, perché il grande messaggio che si recepisce leggendo Signori Bambini è che che non bisogna avere fretta di crescere, che la vita ha comunque i suoi tempi. C'è il tempo per andare a scuola, il tempo per prendere la patente, il tempo per innamorarsi, il tempo per sposarsi, il tempo per fare figli e quant'altro. Avere paura di bruciare le tappe, di arrivare per forza a questi traguardi. Molto spesso, ma anche io mi ci metto, i teenager che hanno 15-16 anni aspettano i fatidici 18 anni per prendersi la patente o aspettano comunque il momento quando entrano alle superiori di arrivare in quinta l'ultimo giorno, di prendersi il diploma e di andare fuori, no? Non aspettano altro. Solo che adesso che ho quasi 30 anni, ne ho 28, sono nel 1987, io
io nell'89, quando è caduto il muro, avevo 2 anni. Bisogna godersi il presente, bisogna godersi la gioventù, bisogna fare le cose che comunque che si fanno in gioventù, tipo per esempio uscire con le amiche, piuttosto che fare le grandi cazzate, fare così, fare cosà, fare i viaggi, farsi proprio le proprie esperienze, perché poi c'è tempo di preoccuparsi delle preoccupazioni. Questo mi ha ricordato molto Leopardi, no? Il sabato del villaggio, dove la donzelletta viene dalla campagna a sucalare del sole, reca in mano un mazzolino di rose e viole, no? Che Leopardi alla fine dice: Gardoncello scherzoso, goditi l'età, perché goditi il sabato, perché poi quando arriva la domenica sono cazzi. Cioè, nel senso che il crescere è bello, sì, hai la patente, hai la tua indipendenza, però se incominci a affrontare la disoccupazione, incominci a affrontare tutte le problematiche, incominci a affrontare varie responsabilità, allora vorresti ritornare bambino, o comunque vorresti ritornare adolescente quando eri spensierato. Quindi godetevi, signori, la spensieratezza. Io so che molti di voi che mi seguono sono anche delle ragazzine, sono anche vanno ancora a scuola. Godetevele queste cose, perché poi comunque le rimpiangerete. Quando poi arriverete alla mia età, dicevate si stava meglio quando era a scuola, si stava meglio quando c'era la campanella, il professore che rompeva le balle, eccetera, eccetera. Godeteveli. Godete la vostra età, non abbiate paura di crescere, e questo è il grande messaggio che dà Pennac. E io sono veramente d'accordo con queste cose. Stretta, porca miseria, che cosa non farei? Quindi è un libro che io vi consiglio, un libro molto leggero, un libro molto bello, è un libro molto particolare, sia dal punto di vista della struttura dei personaggi, sia dal punto di vista comunque dello stile. Il primo approccio con Pennac non ve lo consiglierei, nel senso che se già avete letto altri romanzi di Pennac precedenti a questo, ve lo consiglio, ma non ve lo consiglio come primo romanzo. Poi alla fine del mese, se avrò letto molti romanzi di Pennac, poi insomma, vi farò uno sproloquio su Pennac, che sarà appunto il protagonista del mese di aprile. L'altro libro che vi voglio recensire è un libro molto particolare, un libro molto divertente, un libro che fa riflettere. Sto parlando di Il Paradiso degli Orchi, sempre di Daniel Pennac. Il Paradiso degli Orchi parla del signor Malausien, spero di aver detto bene il nome, che lavora in un grande magazzino. Che lavoro fa? Che mansione ha in questo grande magazzino? Fa il capro espiatorio. Cioè, allora, io ho comprato, che ne so, una lavatrice e non mi funziona. Cioè, c'è il reparto reclami. Quindi vado a reclamare il fatto che, a lamentarmi del fatto che la lavatrice non funziona. Il reparto reclami chiama il signor Malausien, gli dice che la colpa è sua, che è un incompetente, di qua e di là, eccetera, eccetera, e che lo minaccia di licenziamento. Allora, io ho l'altra signora che si sta lamentando, dice: ma no, ma non bisogna arrivare a questo punto assolutamente, perché deve licenziare questo poveraccio? Chiudo un occhio. Ecco, quindi lui, sto povero signor Malausien, si prende tutte le colpe di quello che succede in questa micro società. Ha una famiglia molto particolare, c'ha una caterva di fratelli, ha una vita sentimentale anche lì molto, insomma, molto sopra le righe. Solo che a un certo punto succede un qualcosa, scoppia una bomba all'interno di questo grande magazzino. Scoppia una, ne scoppia una seconda e ne scoppia una terza, a distanza di tempo. La polizia indaga e indaga sul signor Malausien. Perché? Perché lui era presente quando queste bombe sono scomparse, ma la polizia non indaga su di lui tanto perché lo ritiene colpevole. Ma indaga su di lui proprio perché la micro società gli ha affibbiato questo ruolo di capo espiatorio, e quindi a tutti i costi vogliono trovare il modo di colpevolizzarlo. Ci riescono, non ci riescono, è stato lui, non è stato lui. Leggetevi il romanzo. Il romanzo penso che è una rappresentazione della società, no? Il grande magazzino, appunto, rappresenta la società, perché nella società ci deve essere sempre un capro espiatorio, ci deve essere sempre qualcuno da colpevolizzare nel momento in cui le cose non vanno male, che sia il sindaco, che sia il politico, che sia che ne so, lo straniero che viene in Italia e ci porta via il lavoro. Quindi ci deve essere sempre un capro espiatorio, anche se questa persona non c'entra assolutamente niente, ci deve essere sempre qualcuno da colpevolizzare, sempre qualcuno a cui dobbiamo rivolgerci per. Scusate,
sfogare le nostre frustrazioni, per sfogare il fatto che le cose non vanno bene. E questo mi ha ricordato un po' Fantozzi. Fantozzi che è la merdaccia, no? Come diceva la signora Silvani, lei è una merdaccia, Fantozzi. Lo dice la signora Silvani, non lo dico io. Poi il piccolo Ruby è volgare, vabbè, comunque. La signora Silvani che, vabbè, dice che poi io adoro Anna Mazzamaura, per amor di Dio, io quando vedo i film di Fantozzi mi scompiscio dalle risate. È un po' come Fantozzi, no? Perché Fantozzi è quello incompetente, quello che non sa fare niente, è un po' il capo espiatorio di quella società, no? Che poi è anche sfigato nella vita, no? C'ha una moglie che lasciamo perdere, la figlia che è una scimmia, che lui dice a posto di dire la mia bambina, dice la mia babbuina, eccetera. Quindi ricorda un po' quello. Però mentre Fantozzi rimane sempre cristallizzato nel ruolo dello sfigato e della merdaccia, il signor Malausien riesce, o vuole comunque tirarsi fuori da questa situazione, no? Vuole emergere, no? Vuole dire no, io mi sono stufato di questa cosa, no? Rimane convinta che sia stato lui, cioè continua a battere su quel chiodo. Lui prende in mano la situazione e dice no, a me questa cosa non mi sta bene, quindi io voglio trovare il colpevole, voglio levarmi addosso questa colpa, ma anche tutte le altre colpe. È un romanzo molto carino, un romanzo divertente, è un romanzo che fa parte di una trilogia. Nel senso che i romanzi sono autoconclusivi e comprendono Il paradiso degli orchi, La fata carabina e La prosivendola. Il filo conduttore di questi tre romanzi autoconclusivi è appunto il signor Malausien. Io ho letto la trama del secondo, La fata carabina, e il protagonista è sempre Malausien, seppur si distacchi molto da questo, perché questo comunque è autoconclusivo. E la parte finale, sinceramente, mi ha lasciato un po' così, mi ha fatto un po' sorridere, non tanto il finale, ma prima che avvenga il finale, quindi il post finale, boh, vabbè, comunque quello che avviene prima del capitolo finale mi ha fatto un po' sorridere, sinceramente, perché poi ci sarà la pubblicazione di un libro, ci saranno varie cose e insomma mi ha fatto un po' sorridere. È un autore, io ve lo consiglio, è un autore che vi consiglio, è un autore che mi è piaciuto particolarmente, l'ho trovato molto, molto interessante perché dà anche degli spunti di riflessione. Nei Signori Bambini lo spunto di riflessione è il seguente: immaginazione non significa menzogna. Mentre in questo romanzo, il Paradiso degli Orchi, lo spunto di riflessione è: se davvero volete sognare, svegliatevi. La frase che è scritta qua dietro. Cosa vogliono dire queste frasi? Date voi la vostra interpretazione. Mi piacerebbe sapere voi che cosa ne pensate di queste due frasi. Se avete mai letto Pennac, se vi siete confrontati con lui, se vi piace, se non vi piace, se vorreste comunque approcciarvi a quest'autore. E secondo voi queste due frasi cosa non vogliono dire? Bene, la mia recensione è finita. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!